Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, sta per iniziare la stagione 2021 del nostro amatissimo sport e per iniziare quest'anno un ospite di riguardo, un ospite conosciuto a molti, ma a molti sconosciuto e quindi tutto da scoprire. Lo amo definire il baffo della Formula 1, un uomo che ha lavorato per le migliori scuderie accanto a grandissimi piloti, un catalano, diciamo, anche con un tocco d'Italia, visto che oltre che essere stato a Maranello è sposato con un'italiana, quindi un tocco appunto di tricolore accanto alla sua catalanità, visto che è catalano e comunque quasi vicino di casa del sottoscritto. Don Juan Villa del Prat, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. È un onore, un piacere averti di nuovo con noi. Dico di nuovo perché con me soprattutto ha già avuto modo di chiacchierare in spagnolo. Oggi ti tocca rispolverare un po' l'italiano che sicuramente mastichi, hai masticato, come detto, per i Mastico, trasporti. mastico, mastico. In casa con la moglie devo parlare in italiano, sennò E anche la cucina sarà io non lo mangio. in parte italiana. Come detto, pochi giorni al via della Formula 1 dopo i tre di test in Bahrain, sempre sulla pista di Shakir si correrà il primo Gran Premio della stagione, tanti argomenti del passato, del presente e del futuro che sviscereremo con te. Do quindi la parola a Fulvio che con gli altri amici e colleghi ti sottoporranno a un fuoco di domande, ovviamente, quando c'è un ospite che tanto ha fatto, che tanto ha vissuto in Formula 1. Bisogna approfittarne per comunque far conoscere agli amici all'ascolto e in visione tutta la tua esperienza, le tue storie, i tuoi aneddoti, le tue opinioni sulla Ok. Formula 1. Quindi, Fulvio, cominciamo. Grazie Alessandro, grazie per essere qui. Io le volevo chiedere, abbiamo visto una grande McLaren dei test in Bahrain e è sembrata molto competitiva e anche forse di trovare un po' i fasti del tempo. Ma cosa è mancato alla McLaren di quando lei lavorava in questi anni, circa 10 anni, per ritornare a essere competitivi e poter tornare a essere un team vincente a livello sia di titoli costruttori, piloti, ma soprattutto di ritornare ad avere quella mentalità di campioni del mondo che prima erano, insieme a Ferrari, erano quelli che dominavano la scena e quindi facevano grande la Formula 1 con i grandi duelli. Cosa è mancato in tutto questo tempo? Varie cose. Io ho stato nel tempo negli anni 80 con un gran capo capissimo che era Ron Dennis, l'uomo che ha cresciuto. Infatti io veniva della squadra piccola del Ron Dennis, Project 4, e è stata la unione del Project 4 e McLaren che ha nato la McLaren International. Ovviamente come team principal, come capo, Ron era spettacolare. Anzi, molte delle mie idee di lavorare vengono un po' portate dalla sua cultura, dalla sua forma di fare, no? Per quello che ha mancato quando ha mancato lui, molto facile, ha mancato prima soldi e dopo ha mancato una struttura stabile, no? McLaren è passato del tempi che cambiavano anche la gente di sopra, no? È stato Capito, è stato anche il francese, è stato varie gente. Questo non è buono per una squadra, è un po' il grande dramma che è stato in Ferrari per tanti anni, no? Che ogni anno quando le cose non vanno bene, via tutti, torniamo a cominciare da nuovo, no? Si vuole una squadra, vuole stabilità, vuole un obiettivo, vuole una guida, una strada del lavoro e piano piano questo va andando avanti. E
l'hanno trovato, Zak Brown alla fine ce l'ha riuscito a farsela. A parte questo, possiamo parlare delle parti tecniche, del tempo di onda, scelta di onda, eccetera, altre cose, no? Però in particolare la squadra, perché non era solo un problema del motore, sino era un problema che la squadra si stava disfando, no? Si stava distruggendo, e questo si vedeva con delle cazzate che facevano, il pit stop e molte altre cose, e questa era una mancanza del leader. Piano piano questo si è messo a posto, e credo che con le ultime acquisizioni, James Key e tutta una serie di gente, credo che la McLaren è tornato a portare il rumbo che si merita, no? Una squadra che è stato tan forte come Ferrari, che ha vinto più mondiali di nessun altro, no? Perché poi è uno di quei team che ha fatto la storia, quindi vederla così in difficoltà e vederla così fuori performance fa veramente male, un po' come la Ferrari sta subendo in questi anni. Diciamo che forse lo stesso problema ce l'hanno in Ferrari, di avere questa discontinuità di organizzazione sia tecnica che anche poi di personale qualificato, che non riesce più a mettere insieme i vari punti per poter dare una macchina vincente. Io passo la parola a Davide, così facciamo ognuno le proprie domande. Intanto buonasera al signor Villa del Prat, è un piacere parlare con lei. Allora, vorrei un pochettino andare indietro nel tempo a quel famoso 1994, che sicuramente tutti ricorderanno. Fu un anno contraddistinto dalla morte di Senna, di Ratzenberger e dal primo mondiale di Schumacher, quindi fu una stagione, sicuramente le ricorderà, abbastanza tormentata per la Formula 1. Vorrei chiederle anche per la squadra veneta. Sì, infatti la mia domanda è proprio questa. Il modello B194 e i tanti dubbi, ad iniziare dalle famose dichiarazioni di Ayrton Senna dopo AIDA 1994, quando lui è convinto che la Benetton avesse un controllo di trazione che dal regolamento era vietato. E successivamente quella famosa inchiesta in cui si trovò quel famoso file launch control e la Benetton incorse in quei $100,000 di multa, perché in pratica si dicesse che la Benetton sfruttasse questo congegno che era stato dichiarato illegale già a fine 1993. E Senna dichiarò appunto che lui credeva che questa Benetton fosse regolare, e lo stesso Jos Verstappen, a distanza di anni, allora Jos era compagno di Michael, fece una dichiarazione simile, che lui era convinto che la macchina che avesse non fosse uguale a quella di Schumacher, e parlandone con Briatore, lo stesso Briatore gli disse: guarda, non ne parliamo di questo argomento. Ecco, insomma, è una faccenda un po' delicata, un po' di un certo tipo. Lei cosa ha la sua versione? Cosa ci dice? Vediamo, prima di tutto, io ero il team manager, il sporting director, anche l'operations director. Operations director vuol dire che è il capo di tutta l'azienda, la parte di marketing e contabilità, il resto era la mia responsabilità. Prima, per un team manager, per una squadra, fare una macchina o farne due è esattamente lo stesso. Cioè, non è che una macchina è diversa dall'altra. E quello che ti dica un piloto, dimentica. Una cosa è che un piloto sta più fratellato con il suo ingegnere e trova la sua forma di guida e la capacità di capire entre l'ingegnere e il piloto meglio che un altro. Questo può succedere. E le macchine Spartan della ditta assolutamente uguali, con lo stesso assetto, con lo stesso motore, gli stessi cambi, lo stesso rapporto, assolutamente uguale. E dopo nel circuito si finisce di pulire a gusto di ogni piloto. E delle volte una macchina può essere più veloce, o un pilota le può togliere più rendimento una macchina. Per quello lo deve stare in una cagata totale. También l'aveva detto Brundle
Questo è il tipico cosa che dice il perditore, no, il vincitore. Il vincitore non dice mai questo. Il vincitore non dice mai che l'altro porta di più. Partiamo in questa prima. Secondo, tutto quello del launch control, tutto questo sono assolutamente una cagata. Di là non si hanno disqualificato mai. A noi si hanno inculato con Silverstone per aver avanzato nella volta del riconoscimento, anche io ho portato del video dove Senna, tutti l'abbiamo fatto prima, però è stato il coglione Frank Williams che ha fatto la domanda e si sono inculato là. E si sono inculato male, perché l'hanno presentato tardi. Se era un tempo dei 20 minuti per presentare la notificazione, è arrivato 10 minuti tardi. A quel punto la notificazione di entrare non era valida. E lottato con questo, è vinto. Abbiamo fatto entrare Michael, infatti è finito secondo, abbiamo vinto bene, però abbiamo andato ovviamente a vedere i commissari sportivi, mandato una stirata d'orecchie, mi hanno detto va bene, se tutto a posto, hai finito secondo, arriva un FIA Observer, Causo, il dottore Causo, e quello fa un informe, un po' diritto di Max Mosley, perché in quel momento lo che voleva Max era inculare a Flavio, perché Flavio l'aveva messo con Tom Walkins, aveva stato il capo dei ribelli in Barcellona, che quasi uccide nel Tigre, però l'hanno ferito, non l'hanno ucciso del tutto, l'hanno ferito. E quando il Tigre si è recuperato, adesso ti inculo a te. E a partire da quel momento abbiamo stato costantemente attaccati. Si è andato un milione... di Silverstone si hanno tolto il secondo posto quando tutti i commissari abbiamo finito la corsa, cioè l'abbiamo saputo il giorno dopo quando è arrivato la cosa del signor Causo, si hanno tolto il secondo posto, si hanno tolto due gran premi e un milione d'euro di multa, non 100.000, un milione, vale? Dopo si hanno inculato anche in Spa. Perché in Spa anche quello abbiamo avuto di poter giustificare che ha avuto un attimo Michael era davanti e si aveva perso, anzi si aveva annoiato al punto che ha fatto una cagata, gli è uscito dalla strada. Bene, stavamo parlando del legno che va sotto la macchina, che deve tenere un spessore X. Vale? Normalmente se la macchina è molto bassa, tu toccas avanti, io toccas dietro, ormai è nel centro. Avanti e dietro era perfetto, e nel centro, perché lui aveva uscito da strada, aveva raspato, aveva un millimetro meno di quello permesso. S'hanno inculato là. Vale? Cioè, quante volte s'hanno inculato quell'anno? Per non parlarti di Hockenheim, per non parlarti di altri posti, no? Con Hockenheim, che ti hanno detto che abbiamo tolto il filtro senza permesso. Io. Ancora qua, un dischetto, una gravazione di Charlie Whiting che mi dice a me che posso togliere il filtro. E lo tengo io qua in casa. Non si hanno inculato per questo. Si hanno inculato per Spa. Dobbiamo parlare di due cose diverse. Una cosa è la politica, la Formula 1, un'altra cosa è la Formula 1. E nel 94 ha avuto una squadra che faceva pullover, che toccava musica, che c'erano delle donne belle in giro, che ha rotto l'establishment. L'establishment era Williams, era McLaren, era Ferrari. E viene un coglione che fa pullover e le incula tutto. Dove abbiamo massacrato a Senna? In Brasile, prima corsa, e nel pit stop, perché eravamo molto meglio di loro. Eravamo molto più pronti di loro. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto 1000 pit stops. Io ho fatto fare 1000 pit stops gravati in l'officina. E quando abbiamo arrivato là, l'abbiamo culato giusto nel pit stop. Lui stava davanti, noi entriamo. Quando lui entra, noi stiamo avanti. Ma i Williams erano... Con un Williams che era 100 cavalli in più di noi. Ma i Williams erano... Ma si dice, i Williams erano convinti che poi, appunto, senza questo filtro, riusciste a fare dei pit stop molto più veloci. Difatti il sospetto nacque dopo Intermarché. Vera, ascoltami una cosa. No, te lo racconto davvero. Prima di tutto, il filtro l'ho fatto fare io. Cioè, l'ho detto io a Charlie Whiting, perché quando è arrivato tutta la roba dell'Intertecnico, un'impresa francese che era obbligato a comprare,
devi comprare queste macchine, la soldatura dentro non l'abbiamo pulito e si era del pezzi delle soldature per dentro. E noi, facendo prova in casa, abbiamo detto, ascolta, qua sta uscendo della merdaia dentro, della ferraia. Io le ho detto, hai chiamato Charlie, si deve mettere un filtro qua in queste cose. Bene. Abbiamo visto che non cambiava il flusso. E l'avevamo messo. Dopo dei 4-5 corsi, le ho detto a Charlie, il filtro non serve per un cazzo. E più cose sai in mezzo, più problemi puoi avere un giorno. Vale. Me lo penso, lasciamo che me lo penso, vale. Dopo un giorno mi ha detto va bene, poi toglierlo. Così io lo tengo gravato, non è una cagata. L'abbiamo tolto e per disgrazia in Hockenheim si è attaccato la valvola. Non era niente che avere con il filtro, che si hanno accusato di che abbiamo creato il fuoco. No, era la valvola. Noi abbiamo preso una ditta inglese che fa delle studi di tutti gli incidenti aerei, una ditta specializzata con della roba di aviazione, e pensa che questo sistema era un sistema di repostaggio degli elicotteri. Questa ditta francese faceva Internic, era quelli che facevano roba per elicotteri. Per quello che ha ammirato tutto, hanno fatto delle prove, un mese di lavorazione, un libro così. E hanno visto che non c'era nessun problema. E lo che c'era del problema era una questione di tolleranza della valvola. L'ha successo dopo che noi gli abbiamo detto che c'era il problema, non hanno voluto fare caso. Dopo dell'incidente, di tutta la storia, dopo del filtro e tutta questa cagata, hanno variato la valvola perché l'ha tornato a succedere a Jordan. E hanno fatto quello che noi le abbiamo detto. Noi eravamo molto più avanti di tutti in tutte queste cose, perché ci abbiamo preparato molto meglio che nessun'altra squadra. C'era delle squadre che andavano con pantaloni corti nel pit stop. E noi portavamo tutti i trajes ignifugos, buffi, occhiali e un estintore di un chilo, ogni meccanico nel suo... Io ho delle foto spettacolari di quell'incidente. E solamente abbiamo perso meno di 2 litri per quel fuoco, perché è uscito a pressione spruzzato, toccando il freno davanti e tornando indietro la vola da questo. È stato un anno che è stato per farsi del male, fino al punto che è arrivato un giorno che hanno dovuto fare la pace. Una pace importante entre Flavio e Max Mosley. Infatti la pace è stato portare a Nick Worth, che era suo sobrino, il de Sintec, metterlo dentro del Benetton. E l'abbiamo messo dentro del Benetton, 95, nessun solo problema. Abbiamo vinto con una mano. Anche Herbert ha vinto delle corse con la stessa macchina. Mi è fatto capire? Hai visto che mi eccito con questo? Hai sentito tanta di quella merda. Come si dice, vita vissuta è quello un'altra cosa, Michael era speciale, ovviamente lui non mollava né alzava il piede, e ci sono delle cose che magari starà più bene o meno, o peggio, no? Però l'ho visto con lui, l'ho visto con tutti i piloti di Formula 1, campione del mondo, delle volte tutti fan delle sporcate. Non stiamo parlando di questo, stiamo parlando, se ne parla della squadra, ti posso garantire che era una squadra che stava sotto la lupa costantemente, solo che avessero fatto così, erano tutti con la voglia di incolarsi, però non veniva perché vincevamo, perché avessero voluto vincere il campionato a metà d'anno. E stiamo distruggendo il negozio a Bernie. E sopra ci abbiamo messo contro di Max, perché Bernie non l'aveva detto, perché Flavio non fa niente se non lo dice Bernie, in suo momento, e Max non lo perdonò mai a Flavio, fino a che si arrivò la pace. Questa è la storia vera. La mia vera storia, la che hai visto io.
Beh, quella che altre potranno dire lo che sia, io sì che ho visto tutto, ho visto degli avvocati, perché il che andava a Parigi era io, il che andava a fare, il che portava i documenti per lottare contro tutto era io, cioè, che mi ha fatto più che l'anno avvocati che no circuito quasi. Vita vissuta, vita di Formula 1, ed è per quello che ci piace raccontare queste cose. Prossima domanda. Non l'aveva detto mai questo, Buonasera. Buonasera, intanto grazie di essere qui con noi, mi unisco al piacere di averla qui. Sì, effettivamente ogni epoca ha il suo campione, ogni epoca ovviamente le loro polemiche, l'epoca Senna, l'epoca Schumacher, fino ad arrivare all'epoca di Lewis Hamilton, che come la Benetton di allora, adesso anche la Mercedes, sempre, come dire, sotto la lente di ingrandimento. Aspetta un secondo. Per finire quello di Benetton, a parte che era una macchina straordinaria, tu mira la gente che formava l'equipo Benetton e la gente che comanda oggi in Formula 1. E gli ingegneri sono direttori tecnici. Il che era l'ingegnere adesso sono il capo di tutto. Cioè, Pat Simon è stato direttore tecnico, Pat Fry della Renault, la gente di FIA, della FIA, tutti sono gente di quella epoca, che era un'epoca gloriosa, di una scuola fantastica di ingegneria di Formula 1. Possibilmente per quello era una squadra buona. Era una squadra da Dio, era la meglio che ha esistito da lontano. Esatto, mi aggiungo a quello che ha detto lei, le cose non arrivano mai per caso, con tutto il rispetto per quello che era il colosso Williams e tutto quanto riguardo quello che era la storia effettivamente che derivava dagli anni Ottanta, quindi però come ha detto lei le cose non arrivano mai per caso, il successo è frutto di un duro lavoro, di un duro studio e sicuramente i frutti sono quelli che effettivamente si sono raccolti. Andando un passo avanti, guardando al presente ma anche un po' al futuro, le volevo chiedere, si parla molto di, a parte per il 2022, dello stravolgimento tecnico, si parla anche in previsione per i prossimi anni di anche una possibile rivoluzione dell'unità termica, dei motori a combustione interna. C'è chi dice per quanto riguarda i combustibili alternativi, c'è chi parla dei motori due tempi e addirittura di un ibrido che non è un ibrido come quello che in questi ultimi anni abbiamo visto, quindi MGUK, ma un ibrido magari addirittura con un motore aspirato. Insomma, le soluzioni tecniche ovviamente alla portata dei noi ingegneri sono tante. Volevo chiederle a lei cosa pensa di quello che magari potrà essere il futuro soprattutto dell'unità termica, del motore di queste vetture in vista 2022, 2023 e futuro. Bueno, la verità non lo so perché non sono lavorando con loro e non posso sapere esattamente qual è la politica, perché questo è politica marketing e moltissime cose in più, perché la Formula 1 come bella non è stata mai più bella di un motore 12 cilindri aspirato a 21.000 giri. Questa era la Formula 1 bella per me, no? Anche per me, anche per molti. Cioè, io sono per il futuro, quindi è giusto la strada che si è intrapresa con l'ibrido. Però, come abbiamo detto, la nostalgia della melodia del 12 cilindri, non solo Ferrari, ma anche di tutti gli altri, c'è ancora e fa, ecco. E hanno tanto il cilindri sino al giri. Quel sonito a 21.000 giri, 18.000 giri, quello era spettacolare. Stiamo girando a 11.000 giri, per quello che non fa rumore, e puoi fare le scarico come vuoi, è una macchina di strada quasi, no? Per quello che in questo senso non lo so quale sarà la politica, quale sarà il marketing, torno a ripetere, se è una gran pressione per andare al green, no? Per andare a cercare di che la Formula 1 non, a parte che sempre è stato, in teoria, una cosa che si vende molto, la Formula 1 è un banco di prova per l'automozione in generale, e l'automozione in generale va a elettrico, e va a ibrido, e va in questo senso. È normale che la Formula 1 vada a una strada così. Io, il motore che sono adesso, a parte che sono cari, però è un motore che è bello, abbiamo arrivato già a una potenza corretta. Sì, questo... si può cambiare la bevita e si può trovare una bevita più verde, è fantastico.
non toccheria tante cose. La verità è che la Formula 1 è bella quando durante molto tempo c'è lo stesso regolamento, perché dopo tutta la gente prima o dopo arrivano. Quando c'è un cambio grosso, solo i grossi fanno un gran passo e il piccolo il costa di più. Per quello che quest'anno 2021 sarà un anno bellissimo. Perché? Perché Red Bull è arrivato. Perché McLaren ha fatto un cambio fortissimo e ha fatto una macchina che andava molto bene e che il cambio del motore, che normalmente porta grandi problemi, radiatore, aerodinamica e moltissime cose, l'hanno saputo fare alla prima, l'hanno fatto bene. Vuol dire che è una macchina competitiva. Alfa Tauri sta forte. Cioè, c'è un anno che tutti vanno a stare là, no? E questo è lo che è bello della Formula 1 per me. Quello che succederà nel futuro, io la verità è che non lo so, però spero che il rumore, la musica cresca di volume, cresca sia crescita, sia più giri o farli come vuoi, però farla suonare come una formula davvero. E se può essere ecologica, fantastico. Diciamo che, cavalli, con molti cavalli. Diciamo che forse il maggior limite è appunto questo del regime in rotazione massima, che effettivamente è stato studiato appositamente per far durare le power unit per tanti Gran Premi, e questo secondo me forse è il più grande limite, non tanto tecnologico ma una controindicazione per quello che è lo spettacolo. Appunto, il motore in Formula 1 non è un motore di un autobus, di un aereo o di un mezzo pubblico, ma deve dare il massimo e anche rischiare di rompersi, di fare crack, come si dice, no? In gergo. Quindi fare dei motori che possano durare, io non ricordo più una fiammata, l'ultima che ricordo purtroppo è quella di Lewis Hamilton in Malesia nel 2016, ma non ci sono più le rotture dei propulsori. Questa secondo me è qualcosa che manca anche questo proprio. Se una cosa molto importante, pensa che nel mio tempo, negli anni 80, quando c'erano le turbo, quando c'erano delle corse, c'erano tre motori per venerdì, tre motori per sabato qualifica e tre motori per corsa. Ogni corsa, ogni macchina prendeva nove motori. Cioè, tre motori ogni macchina, che erano sei, più il Muledo, che anche lui usciva e faceva lo stesso processo. Cioè, abbiamo passato di usare sei motori a usarne uno per cinque corse. Cioè, può avere un posto nel mezzo, esatto. Fare che il motore faccia un po' più rumore, vanno un po' più alti di giri, e che magari nel stile di tre motori ne hanno sei, otto, no? Esatto, però siamo passati da un estremo all'altro. Altro. Come sempre, magari la bontà del buonsenso andrebbe verso le vie di mezzo, come ha detto lei, cercare un equilibrio tra quello che era il passato, un po' tra virgolette sprecone, rispetto a quello che è il presente, troppo al risparmio. Questo sì. Grazie, ingegnere. Beh, diciamo che io prendo un po' quello che hanno detto i miei colleghi. Una domanda che le volevo fare: quale team, quale binomio, team pilota l'ha colpita più negli anni, nei suoi e diciamo poi in questi futuri? Diciamo quello che ha più suscitato sia interesse sotto l'aspetto emozionale, ma anche sotto l'aspetto tecnico? Beh, io in quanto all'aspetto emozionale, io sono molto diviso, perché McLaren mi ha dato l'opportunità della mia vita, Ferrari mi ha dato la moglie. Tirreno mi ha dato cominciare a dare il potere, Benetton me l'ha dato del tutto, e Prost ha dato un cazzo, però va bene. Però vuole dire che io ho sempre il cuore molto diviso in molte cose, no? Infatti la mia figlia ha fatto la carriera in ingegneria, mm-hmm. Sta in Cranfield facendo un master e ha un contratto con Alpine per due anni, sì. Cioè che è la che segue la saga familiare, no? Il mio figlio ha voluto fare ci dai uno cose. Scoop, quindi un via del Pratt che senza aver fatto una telefonata, eh? Ancora non lo sanno i miei amici di dentro, l'ha fatto lei da sola, ha mandato tutte le squadre e alla fine le hanno detto che in Alpine in agosto comincia, no? Con due anni di contratto. Cioè che
e l'amore starà in molti posti. Per squadre che hanno fatto storia davvero, binomio di squadra, pilota di squadra, ovviamente Michael con noi, che è stato il suo momento, che è stata la sua crescita, come la crescita del Veneto in quel momento, perché abbiamo cresciuto tutti insieme. Cioè Michael faceva delle cagate che tu non lo puoi ni immaginare, delle cagate grosse. E io, tutti ne facevamo, però piano piano tutti abbiamo cresciuto spingendo tutti nella stessa direzione. Per un Senna McLaren è stato un binomio spettacolare, un Hamilton Mercedes binomio spettacolare, un Vettel nel suo momento con Red Bull è stato un binomio spettacolare. Cioè, basta che Vettel non ha il carisma per dire di Michael o di Senna, no? Sono altri momenti, altre cose, no? Oggi la gente, anche il pilota, gli costa parlare perché hanno tutto paura, perché basicamente sta scritto nel contratto quello che puoi dire, no? Nel nostro tempo, a parte di fumare nel circuito come una papà Rosberg che mi rubava la sigaretta giusto nella griglia, un giorno le ho fatto un portacenere e le ha attaccato con velcro dentro della macchina, perché dico non fa falta che uscire dalla macchina, te do la sigaretta e fumas dentro, no? Bellissimo. Sono del carattere diversi, no? Però certo. I binomi si sono sempre e ci saranno sempre, no? Che sta appena adesso sta iniziando un tempo, uh-huh. Io credo che sarà molto molto forte, perché la squadra è una squadra molto similare a quello che era la Benetton, è stabile, una buona direzione, buona gente, una bella squadra per voi. Magari non la più simpatica, però una bella squadra. Sì, poi diciamo che se adesso cominceranno a farsi i motori da soli, può essere che sarà anche un punto tecnico. No, arriva Porsche o Audi, te lo dico io. Ecco. Ecco, qualche indiscrezione ce lo dici. Ha detto il capo più grosso di Porsche ha detto che il suo oggettivo 25 è stare in Formula 1. Non saranno, ancora non lo sanno se lo faranno con Porsche o con Audi o come, però uno del gruppo. Il gruppo in generale non ha detto questo. Quindi però, un motore tedesco. Però il capo di Porsche, della divisione Porsche, questo ha detto che vuole stare in Formula 1. Un motore tedesco sotto il cofano della Red Bull, allora. Un motore tedesco con Austria. Ma ci sono di questi binomi nella storia. Sì, anche perché adesso Audi, Porsche portavano baffo anche quel tempo. Vanno nel WEC, quindi non è che invece dirottino l'attenzione verso il WEC e la Formula 1. No, fino al 25. Anche questo l'hanno chiarito, anche con la Formula E. Seguiranno lavorando con questo, però nel suo futuro è un gruppo grosso. Deve decidere qual è la marca del gruppo che vuole potenziare. Però sempre sarà legata al motorsport, perché il motorsport ogni giorno è ancora un banco di fare le prove per l'industria dell'automobile. Prossima domanda. Un'altra domanda al signor Villa del Prat su ritorno di nuovo indietro nella storia. Io sono lo storico di Sala Stampa, quindi mi piacerebbe sapere di più di quella sua esperienza un po' particolare con Alain Prost alla Prost Grand Prix, un progetto partito in pompa magna con la Peugeot coinvolta in prima persona, con sponsor più o meno importanti come la PlayStation, Yahoo, Gauloises, con l'apporto della Michelin, e poi tutto un naufragio clamorosamente dopo qualche anno, nonostante il suo arrivo, nonostante il motore Ferrari, il cambio Ferrari, quella fu una stagione disastrosa. E lì fu l'inizio della fine per la Prost. Si dice che l'inizio della fine fu quando Prost non volle cedere le sue azioni a Pedro Paolo Diniz, che comunque finanziava una parte del team. Insomma, ci racconti qualche aneddoto di quella stagione particolare? Beh, no, la Prost è stata una truffa, basicamente. Ha preso soldi di tutta la Francia, veramente ha creduto in lui.
e ha fatto un cazzo di lavoro perché non era incapace di fare una bella squadra. Io ho andato l'ultimo momento, e nell'anno 2000, quasi 2001, perché lui mi ha chiamato, perché abbiamo avuto un rapporto del tempo che io ero stato come meccanico McLaren, più tempo che dopo aveva comprato Ligieri, Flavio mi ha fatto andare a mettere un po' a posto la ditta, eccetera. E basicamente Prost mi aveva detto che avevano avuto momenti che il soldo arrivava tanto, non sapeva che fare. L'hanno bruciato del tutto. E quando io ho arrivato, la squadra era in rosso, in numeri rossi tremendi in quanto a soldi. E il mio mestiere è intentare ridurre questo, e l'abbiamo ridotto un pelino, l'abbiamo abbassato. Non c'era molta cosa, però con Henry Durand abbiamo fatto una macchina che non abbiamo riuscito, il progetto già stava fatto, dopo è arrivato Henry Durand, che era il che faria la macchina dell'ultimo anno del 2002, credo che era. Nel 2001 abbiamo corso con piloti dei paghi, meno Alesi, però c'era inizialmente il pilota del PSN, Mazzacane. E dopo è stato, poi ci fu Burti e poi Thomas Enge. Sì, però tutto questo non è una questione di soldi, era una questione di chi pagava, chi non pagava, se hai rotto un contratto, non l'hai rotto. Burti è stato perché Pedro La Rosa aveva firmato un contratto con noi, con Pedro La Rosa veniva Repsol, Pedro alla fine ha deciso di andare a Jaguar, si è inculato. A quel punto noi abbiamo messo il litigio a Ford, che era Ford in quel momento. Ford ha detto non vuole andare al tribunale, si è detto ma ti do Burti, ti do del soldi, sono andato Burti con i soldi, e questi tipi di cose che hanno andato succedendo. Però la squadra, che era una squadra piccola, con un gran potenziale, quell'anno più o meno si è fatto bene. In Spa eravamo terzo una griglia, non so se ti ricordi. Bene, il motore era un motore Ferrari, il cambio Ferrari, tutto era pronto per l'anno seguente, no? Aveva arrivato Henry Durand, che era un amico del McLaren, e stavano cominciando a lavorare con il tunnel, stiamo cominciando a fare le cose come si devono fare, non come si abbiamo fatto fino a quel momento, sino come si devono fare. Il problema è che in un momento determinato Prost ha deciso di vendere. E ha deciso di vendere e di fare un buco, andare a Charter Levan, che schiude la ditta di non posso pagare. Per fare la ditta non stava a nome di Alain Prost, stava a nome di un'altra ditta. Vuol dire che lui chiude il buco, va in Charter Levan, non paga nessuno, però la ditta è sua, attraverso un'altra ditta. Bene? Come? Per dire, è l'ultimo pago a Ferrari e dopo no, abbiamo motore Ferrari. E quel soldo che abbiamo dato inizialmente, dove è andato a finire? Ci sono tante di quelle cose che è meglio non parlare perché ancora mi metto in casino. Però non è una persona giusta, mettela così, per me. Una mia domanda veloce. Io ero un uomo che l'ammirava come pilota, però non come manager né come team principal. Non l'ha saputo fare e non ha saputo approfittare la grande opportunità che l'ha brindato il paese, perché il paese si è avvocato con lui, per lo che lui rappresentava. E non l'ha saputo fare. Hanno fatto veramente un lavoro del cazzo. E giusto noi, io ho arrivato con altre gente, è stato l'ultimo anno, è stato un anno e mezzo, aiutare a chiudere, a fare tutto. Tutto lo cattivo di una ditta, perché lui è sparito 3 mesi, è andato alle Bahamas, mi ha lasciato con la merda là, a me. Aiutare la gente, fare tutto il casino, sì. Questo è quello che io penso di lui. Dell'esperienza Prost, però, Jean Via del Prat a Maranello. No. Maranello è stato dopo McLaren. Dopo McLaren, sì, Maranello. No. Però io voglio Maranello, qualcosa dell'esperienza in Ferrari. Fantastica. Maranello, la prima cosa che ho imparato,
incredibile, arrivo, e ovviamente io ero giovane, avevo 30 anni, e il più vecchio era 40-45 anni, del meccanici, io ero capo meccanici. Capo meccanici che erano 140 persone, la squadra corsa, la squadra prova, il superassemblaggio, cambisti, cioè un casino di gente incredibile. E mi ricordo che del colpo no, la gente non viene a lavorare, boh. Vado al portinaio, che lui veniva la sera e mi insegnava un po' italiano. E gli dico, che succede? Ah, sciopero. Come sciopero? Sciopero. Io ho il dizionario in inglese, sciopero, strike. Impossibile. Una squadra Formula 1 facendo strike, facendo sciopero, impossibile. Non aveva capito che la Ferrari era del gruppo Fiat, era del gruppo metalmeccanico. In quel momento c'era la cagata di un sciopero del metalmeccanico, la gente non poteva entrare. Solo potevano entrare quegli stranieri che lavoravano in Ferrari. Io potevo entrare, però non c'era nessun meccanico. Bene, io abitavo in Serra Mazzoni. È andato a Serra e ho preso la mia scatola di lavoro, il toolbox, no? L'ho messo in macchina, ho venuto giù e ho cominciato a montare la macchina. Stava fino alle 3, 4, 5 mattino, ogni sera, una macchina, io solo. Al cabo di un giorno mi arriva Benassi, Umberto Benassi, mi ricordate tutta la vita, che era il capo, il numero uno del TICA. Mi dice, che stai facendo con la mia macchina? Dico, la tua macchina no, questa è una Ferrari. Non è tua, è una Ferrari. E stai facendo? Sto montando. Perché? Perché venerdì, sabato siamo in Tirano, dobbiamo andare con la macchina al posto. E questa macchina starà là, con te o senza di te. Bene, alla notte ha saltato, alle 9 della sera è arrivato e ha lavorato con me tutta la notte. Al giorno dopo, tutta la squadra, la notte e la sera, hanno arrivato, hanno stato con me, e il venerdì abbiamo provato in Fiorano, per ricatto sabato, è andato via. Con quello ho cominciato a guadagnare un po' il rispetto di tutta questa gente, a parte di altre molte cose che io ho vinto per loro, perché alla fine mi deve la vita loro, perché l'è passato di seconda, quando è finito io ero di settima. Voi sapete nella storia della pensione, lo che significa essere settima o seconda, lo che uno cobra e lo che l'altro cobra. Loro tutta la vita viene stato massimo, il più vecchio di tutto era di terza, vecchio di 70 anni. E quando è finito il numero uno era in settima. E a parte è cambiato il sistema di lavoro, c'era un banco lungo, io ho fatto il boxes, ognuno la sua cosa, la prima macchina si montava con il 3 numero 1 io, e tutti e quattro decidevamo come passare il fili, come fare questo, come fare, e una volta abbiamo deciso la forma da fare, tutto una replica in cada macchina. Perché? Perché antiguamente uno arrivava e il Scaramelli o Corradini, se era un po' più bravo, un po' più meno bravo o lo che sia, uno passava un filo per un posto, l'altro passava per un altro, aveva un problema e non sapeva perché, perché le macchine erano diverse tutte. Questo è finito. Cioè, hanno avuto moltissime cose che si è fatto un ordine e credo che con il tempo, già nell'ultimo anno che io stavo là, tutti mi hanno riconosciuto. E credo che sia una grossissima amicizia, un grossissimo amore verso me, a loro e loro di me. In questo senso è stato un anno fantastico. La unica stronzata è che abbiamo avuto una macchina per vincere e Barnard è stato troppo testa di cazzo, troppo duro di testa, di non abbassare del burro e fare delle modificazioni, perché abbiamo avuto il problema con il cambio, che non era un problema con il cambio, era un problema con l'alternatore, con il motore elettrico che carica la batteria, che quando questo si rompeva o si fondiva, perché non c'era refrigerazione per arrivare là, si fondiva questo, faceva entrare due marce allo stesso tempo e esplodava il cambio. A quel punto il cambio si è rotto, sì, si rompeva, non durava 10 volte. Noi abbiamo andato a Brasil e non abbiamo fatto più di 20 volte in Fiorano. E in Brasile abbiamo vinto, prima corsa. Che anche questa è molto buona, perché c'era il genio di Cesare Fiorio che mi dice, Giovanni, come non finiamo la corsa, lo che possiamo fare è smettere
20 kg di benzina, usciamo, partiamo, stiamo davanti, e dopo si rompe, però abbiamo stato davanti. Io dico, ma sei matto o che? Vado subito a Varno, dico, John, quel matto mi sta dicendo che mette, mandalo a cagare. Infatti l'ho mandato a cagare. Ho riempito il deposito, il serbatoio, e abbiamo vinto con Mansell, che abbiamo cambiato il volante e nel pistò, perché abbiamo rotto il volante e la palanca di cambio. Cioè, niente, per Ferrari se ne sono bellissime, anche con il vecchio. Io ho avuto la gran fortuna di conoscerlo, e credo che lui abbia un rispetto per me incredibile. Mi chiamava capitano, il mio capitano. Cioè, era un uomo che veniva ogni mattina e si erano tutti là, le care il culo, tutti fermi. Io stavo sempre dentro l'ufficio, non mai imparava quando arrivava, quando usciva. E lui veniva al mio ufficio, suonava la porta, preva, buongiorno capitano, buongiorno, mandatori. Andavo dopo al suo ufficio. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto. E infatti, prima di andare via dei team manager a Tyrrell, mi hanno offerto fare il team manager là. Cesare. E quindi? Ho detto no, voleva cambiare perché aveva fatto la mia, il mio, aveva dato la parola a Ken, che non era Ken, era Ron Dennis, che Ron Dennis aveva azioni di Tyrrell, e Ron Dennis mi aveva chiesto a me di andare a Tyrrell, il team manager, per cubrire, per guardare le sue azioni. Prossima domanda. La Formula 1 è complicata. No, ma non è, basta spiegare, far conoscere, dire anche cose che magari ai tempi era difficile dire, o raccontare cose che la gente non sa, perché poi alla fine la gente vuol sapere cose un po' così, curiosi e particolari. Avanti il prossimo. Ingegnere, un'altra domanda per chiudere. Ha menzionato lei prima la sua esperienza con sua figlia in Alpine, no? Da tecnico e da appassionato, ovviamente, le vorrei chiedere con grande passione, cosa pensa oggi per un giovane tecnico? Quali sono, secondo lei, le qualità, i segreti per approcciarsi in questo mondo che sembra sempre più, diciamo, lontano per certi versi da quello che magari era gli anni 70-80, in cui c'era più, diciamo, vicinanza tra la tecnica e l'essere umano, ecco, per dirla più semplicemente. Lo puoi dire così perché oggi ci sappiamo di più degli anni 70, però non è che siamo più lontani. Era molto più difficile nel 70. Penso che io sono stato 25 anni, essendo l'unico catalano o spagnolo in Formula 1. C'era Joe Ramirez, che era messicano, era io. Era l'unico che parlava la lingua della Castiglia, no? Lo spagnolo, per dire, no? Cioè, difficile lo era. E, anzi, in quegli anni la discriminazione e il razzismo esisteva moltissimo, soprattutto in Inghilterra, che non era facile né lavorare in molte di queste cose. Oggi è molto più semplice. Io il consiglio che le do a tutti, prima di tutto, è voglia, però non voglia di quello che vede in un film, quello che è la Formula 1, della ragazza che sa un bel culo e con l'ombrella. No, questo non è la Formula 1. La Formula 1 della tecnica, del lavoro della squadra, tutte queste cose è lo che veramente appassiona della Formula 1. E se hai voglia e hai forza di volontà per dire 24 ore al giorno con questo, dimenticare amorose, di amici, di papsi, di cagate, alla fine arriva. La mia figlia ha fatto la carriera, ovviamente fa una carriera, si vuole fare ingegnere, ha fatto la carriera di ingegneria, ha fatto un master qua in Spagna, è andato a Cranfield a fare il master in motorsport. E facendola ha cominciato a mandare del curriculum e si sono accordi con delle università, tanto in Oxford, in Brooks, come in Cranfield, come in altre università, sono accordi con le squadre che magari può prendere due ragazze di prova per due anni per insegnare, eccetera, eccetera. Te hanno l'opportunità di entrare. Beh, lei l'ha fatto e in questo momento speriamo che tutto vada bene, però in agosto comincia a lavorare. Però io vedo che se sai la voglia di farlo, prima di questo mi ha mandato 100 curriculum in tutte le squadre, perché lei stava disposta a fare Formula 3, Formula 2, lei voleva farlo.
questo è andato così, bene. Però io sempre dico lo stesso, se hai voglia, non so, per voi in Italia, che è molto difficile, perché Ferrari è complicato, se non sei, viene dalla scuola Ferrari, o sei un straniero, diventa difficile un italiano entrare. Però in Inghilterra è un mondo, è come il Silicon Valley della Formula 1, e là poi c'è molta opportunità di squadra, se è piccola o grossa, riesci a fare del curriculum, fai Formula 3, hai fatto Formula 2, e la gente parla, è una isola, tutti vanno al Papis, la gente di qua, di William, dell'altro, qualcuno sempre ti può dare un aiuto, un'opportunità, o dirti, la mia squadra sta cercando la gente, e tu... Io per lavorare con Rod Dennis sono andato 11 volte. Ecco, queste sono bellissime parole che lei dice, proprio perché... Aspetta, e dormeva dentro la macchina, perché è andato con la macchina in Inghilterra e ha detto, buono lavorare con Rod Dennis, perché aveva lavorato con la squadra del Formula 3 dell'equipo nazionale spagnolo. Quando ha finito, abbiamo ritornato a Spagna, io in Spagna moriva, e ho detto, no, torno in Inghilterra, che dove c'è la corsa e dove c'è la mia vita. È tornato con una mano avanti e una dietro, con i soldi per andare in macchina, e ha parcheggiato la macchina in un posto con un sacco da dormire, e è stato 3 mesi dentro la macchina, che andava a pulirmi alla piscina municipale. Dopo è riuscito a entrare in un ristorante a lavorare dei fichi appaiati, mentre si stava andando a Ron Dennis a dire, e aveva stato capo meccanico dell'equipo nazionale spagnolo, e è andato 11 volte. La ultima volta, lui diceva torno domani, non posso oggi, le cagate di sempre, no? L'ultima volta le dico, ascolta, prendimi senza pagare, senza niente, ti lavoro un mese, se ti piace mi chiedo, se no no. Mi guarda così perché non sapeva che cazzo dirmi, e mi dice, your image doesn't fit with the image of my team. La tua immagine non entra dentro l'immagine della mia squadra, perché io ero 70, aveva il pelo così, era il tempo dei cipi, no? E aveva una cinta. Aveva... Un po' più. Sì, no, lo che non aveva fatto il mio papà, l'ha fatto Ron Dennis in mezz'ora. Mi ha detto, aspetta un secondo. È andato al primo barbiere, è arrivato là così, mi ha detto, comincia domani. Pazzesco. Queste sono le cose. Questo è vero, questo va al libro. Cioè, questo lo puoi dire anche Ron Dennis. Sì, è una Formula 1 d'altri tempi, adesso molto più di plastica. No, dopo ho avuto la fortuna di che là faceva, era Project 4 questo, facevano Formula 3, Pro Cars, Formula 3, Formula 2, e stavamo facendo il progetto di Formula 1, giù nell'attico. E si cominciava a fare il disegno del filo carbone, c'era John Barnard, Alan Jenkins, Steve Nichols, personaggi... Tutta gente comunque di grande valore. Importante, no? E io ho lavorato in tutti i progetti, ho vinto con la squadra Formula 3, il campionato, ho lavorato in Formula 2, e facciamo il resto. E quando è arrivato il tempo di unirsi Project 4 e McLaren, hanno fatto una selezione, là eravamo 45. Di questi 45 abbiamo rimasto 8. E un 8 era io, senza permesso di lavoro. Io ero un lavoratore immigrato. Senza papeles, come il marocchini che arriva in patera, io avevo arrivato con la mia macchina e lui mi ha fatto il documento. Ron voleva tanto che io studesse, che mi ha aiutato con il home office e con tutti a fare il documento per io essere un residente là. E di queste 45, 8 a McLaren erano 130 e hanno rimasto 30. E abbiamo cominciato McLaren International 38, e quando io ho andato via era il quinto più vecchio della ditta. Pazzesco, grazie del suo racconto, perché sono delle cose che ovviamente non si ritrovano nei libri, ma possiamo ritrovarli solo nelle persone che ovviamente hanno vissuto queste esperienze, che non solo fanno piacere da sentire, ma danno un messaggio a tutti, a noi giovani, ma in generale alle future generazioni, per la passione nel motorsport, ma non solo, nelle cose, nel lavoro, che magari mettendo sempre la passione giusta qualcosa arriva, senza, diciamo, sconfortarsi alla prima porta chiusa, magari replicare, replicare e replicare, come ha fatto lei con il buon Ron Dennis.
Sì, esattamente. E volere sembra che sia utopico, no? Volere potere, no? È vero, si veramente insiste, farai più o meno, però alla fine te la farai. E fai una cosa e dopo ti arriva l'altra. Io ho avuto la gran fortuna di fare del meccanico numero 3 a meccanico numero 1, a jefe di meccanico, a team manager, a direttore di operazione, a direttore sportivo e a direttore generale. Io l'ho passato tutta la strada. Pochissima gente in Formula 1 ha fatto quello che ho fatto io, per non dire magari uno, due o tre, non lo so, o magari nessuno. Arrivare direttore generale passando venendo da meccanico e dentro facendo zigzag di una ditta all'altra. Magari sono un po' speciale in questo. Ho avuto il culo. Ho avuto un culo speciale, non lo so. No, io credo che sia un mix di entrambe le cose. La fortuna che aiuta sempre, ma anche la tenacia, la forza di insistere, la capacità e il fatto di lavorare bene. Perché se uno lavora bene, poi viene apprezzato anche da un'altra parte, cresce, passano gli anni, passano anche di livello, migliora. E... Io penso una cosa, è una cosa che mi fa piacere. Prima di vedere la gente che ha cresciuto con me, questo, e vederla che hanno cresciuto dentro la Formula 1, questo mi fa veramente piacere, perché vuol dire che avevi già puntato con le persone giuste. Secondo, io ho lasciato la Formula 1 attivo, di lavorare nel 2002-2003. Bene, e nel 2011... E nel 2012 mi hanno offerto essere il direttore generale di una squadra di Formula 1. Cioè, hanno passato 10 anni, qualcuno ancora pensava in quel momento che io era capace. E non l'ho fatto perché ho avuto un problema con il mio figlio, che aveva avuto un problema medico, che non toccava a me andare via dal paese. Però sinora l'avessi fatto. Una squadra mi ha offerto il lavoro non di team principal, direttore generale. Non diciamo quale, ma magari possiamo dire se è inglese o no. No, era italiana. E allora? Infatti non era italiana tampoco. qualche indizio in più. Ecco. Per chiudere, poi se avete altre domande, volentieri. Io ho chiuso, grazie. Eh? Io ho chiuso e dico grazie, ingegnere. Più che altro per la pazienza e, come sempre, la simpatia e la disponibilità di Joan. 2021 ritorna Fernando Alonso in Formula 1, un altro spagnolo dal cognome importante, ma che in Formula 1 per sue capacità fatte vedere in queste stagioni di essere un pilota forte. Carlos Sainz in Ferrari, che pensi delle prospettive di Fernando? Cosa può fare? E se Sainz in Ferrari darà fastidio a Leclerc, sperando di avere una macchina che gli permetta di lottare? Bene, sì, cominciamo per Alpine. Io credo che Fernando sta in forma splendida, e credo che non ha perso, al contrario, sta più forte che mai, più centrato che mai. Il problema è che la squadra ancora non è pronta, non è a posto. No? Bisogna ancora molto più rodaggio e più stabilità. Possibilmente dentro 2 o 3 anni questa sarà una squadra, si fanno le cose bene, di lottare per un titolo. Però oggi per oggi non lo vedo io lottando per vittoria, né per titolo né per vittoria. Un'altra cosa è che in corsa può succedere molte cose, e Fernando sa l'abilità di togliere delle volte petrolio dove non esiste niente, no? Questa è la gran abilità di Fernando. In quanto a Carlos, sto convinto che non è una questione che darà fastidio a Leclerc, è una questione che lavoreranno, e Leclerc non si può dormire, perché Carlos può essere tan rapido o di più di Leclerc. E ha una grandissima esperienza dietro. E credo, veramente credo, che la Ferrari ha fatto un passo in avanti con l'ultima macchina, con Rory lavorando, eccetera. Io credo che hanno fatto un passo bene nella macchina e hanno 50 cavalli in più che abbiamo perso l'anno scorso. Per quello che in queste prove dei Bahrain non credo che hanno fatto la dimostrazione totale dello che è il potenziale dei Ferrari. E lo trovo giusto, perché prima erano sempre il campione d'inverno e dopo lo facevano la gran cagata. E adesso meglio cominciare
testa giù, lavorare, e credo che si può andare, può lottare là, nel tre primi, può stare là, la pomada, come si chiama, no? Amici, altre domande per Joan? O la faccio io l'ultima, visto che sto monopolizzando la chiusura di questa bella chiacchierata. Lewis Hamilton ha dominato con la Mercedes l'era ibrida. 7 titoli, quest'anno l'ottavo, probabile, possibile. Difficile. Difficile perché si è visto problemini, ma i test, l'hai detto, si sa. No, problemi. È ovvio che la prima corsa vanno ad arrivare, tutti i problemi del cambio, è una cagata, questo lo tiene superato perché sempre puoi mettere il cambio l'anno scorso, cioè, in questo senso dimentica, no problema dei meccanici, però io credo che tutti hanno arrivato, loro, il margine di loro di crescita, ogni volta quando sei avanti è più piccolo e il di dietro è più grande, io credo che Red Bull sta là, staranno là, dandosi loro due. Io credo che il campionato va dei loro due. Tu hai, appunto, legato a questo discorso, tu hai lavorato con piloti, Prost, Schumacher. Nove campioni del mondo. E tanti, 9 campioni del mondo e tanti altri. Un parallelo, se si può fare, si sa che dire che il più forte Hamilton di Schumacher è più forte Senna. In tutta una testa di epoca diversa, però avendo visto e conosciuto Hamilton, avendo lavorato con Schumacher, si possono equiparare, visto che hanno vinto quasi le stesse gare, gli stessi titoli, o è un discorso difficile? È un discorso difficile, sono tempi diversi, macchine diverse, sì. Il dominio che ha avuto Mercedes, questo va bene che anche Michael ha avuto un dominio con Ferrari abbastanza grosso, però io mi dispiace fare questo tipo di comparare si Nuvolari, si Fangio, non si può comparare le cose, no? Si può comparare nel suo momento, e anzi nel suo momento se fosse nella stessa squadra e con la stessa ora e minuto in giro, per dire, no? Perché tutto cambia tan veloce che è difficile fare comparazioni. Però sì, ci sono delle cose in comune. Prima che tutti e due, tutti i campioni del mondo sono grandi figli di puttana, vanno alla sua, loro sono così, pensano solo in loro, e fanno che tutto l'intorno pensi solo in loro. Questa è un'attitudine per essere campione del mondo. Secondo, che quando arriva un punto che la macchina può rompere il coglione, che la macchina non va, però quando si mette in domenica e abbassano giù, quello lo dimenticano e togliono quello che hanno, il meglio e anche di più. Questi sono i grandi campioni. Questo l'ha fatto Michael, quando se l'ha rotto il cambio, in Spagna ha finito secondo, con 3 marce, l'ha fatto Hamilton, con la ruota, lo fanno il grande, Senna l'ha fatto, questo lo fanno. Cioè, una volta il problema sparisce, no? Dopo loro se fanno un pacco con la macchina, con quello che sei, e togliono il massimo, questo è il gran campione, no? E altre molte cose che ci sono, per quello ci sono, però sono pochi, questi unici, sono di quelli che si può contare con la mano. Sì, che poi alla fine si contano i loro titoli, le loro imprese in pista, che ci hanno fatto... Ci sono altri campioni del mondo che per me non fanno dire niente, hai capito? Peso specifico Button, quello di Williams, Damon Hill, il Damon Jacques Villeneuve, Charles Villeneuve, Nico Rosberg, anche il papà, anche no, Nico Rosberg ha vinto Hamilton, no, attento, con la stessa macchina ha vinto Hamilton, cioè, Nico. También è vero che Hamilton è stato l'anno peggio della sua vita, perché era tutto il giorno in Bahamas, stava più pensando nelle sue feste che nel campionato. Infatti di quello ha imparato, in quel momento ha imparato che non può dormire perché il compagno di squadra ti incula, e per quello che Bottas le sarà duro, perché adesso ha imparato
che non si può lasciare inculare il suo compagno di squadra, no? Questo io, il grande sono grandi, sono grandi. Fernando anche ne ha fatto due, è grande, enorme, perché ha fatto delle cose con macchine inferiori, ha tolto il massimo. E Fernando può fare il coglione durante le prove, gli arriva la domenica e lui non molla mica, e dove può te la fa. Ha fatto ha tolto del punti dove era impossibile togliere del punti, no? Cioè, queste sono le grandi, per me queste sono le speciali, no? Sono il campione del mondo e le speciali campione del mondo. Come speciale anche Jean Via del Prat, con la sua vasta esperienza, i tanti aneddoti, le storie vissute in prima persona, perché si fa presto a parlare di Formula 1 non sapendo, non vedendo, non conoscendo, non stando dentro un team, crescendo dalle categorie minori fino ai grandi team. Lui ha avuto la fortuna e la bravura di essere in grandi team come McLaren, Ferrari, altri minori ma comunque di importanza, di lavorare con personaggi, non ne abbiamo parlato, ma anche qui si potrebbe parlare di Postlethwaite, di tutti quei tecnici, Brunner, Postlethwaite, Barner, di cui alcuni sono stati nominati, ma come detto, non magari andiamo oltre, perché come sappiamo potremmo stare qui tante ore a parlare con Joan, e lo riavremo con noi sicuramente, sia per parlare dell'attualità della Formula 1, ma anche della Formula 1 che fu, perché è veramente un'enciclopedia, un libro da sfogliare sicuramente. Grazie Joan per la tua disponibilità, il fatto di aver rispolverato l'italiano, che non è la tua lingua madre, ma comunque sia ha fatto parte del tuo bagaglio, davvero un ringraziamento speciale. Si chiude qui il garage della Formula 1, l'appuntamento. Grazie a voi. Alla prossima.